la Sicilia comunque è ricca dal punto di vista culturale e naturalistico, è ricca di popolazioni, è ricca di storia. È la Magna Grecia, ma sono anche i Fenici, da ben prima. Cioè abbiamo una storia che poi ritrovi sul territorio, sia in termini archeologici, in termini architettonici, ma anche in termini naturalistici, perché comunque l'uomo ha influenzato l'ambiente anche nel corso della sua storia. E alcune cose le vedi. Le saline, per dirne una, sono attività umane che comunque hanno come risultato hanno creato delle aree umide che sono ideali per la vita degli uccelli, soprattutto migratori. Questo è un territorio unico, magico e irripetibile, perché coniuga l'attività produttiva del sale, che viene coltivato, letteralmente coltivato, con la tutela dell'ambiente. È ambiente che tra l'altro è diversificato, con endemismi, quindi specie uniche al mondo che vivono qui, e con un ruolo importantissimo per i milioni di uccelli che migrano da e per l'Africa, per cui ha attraversato il canale di Sicilia, superficie marina molto ostile per gli uccelli terrestri, qui trovano una possibilità di sopravvivenza per continuare il loro lungo volo verso nord. E poi appunto ha questa peculiarità dei vulcani che ritrovi in giro e che comunque modellano il territorio laddove hanno esercitato la loro presenza in un modo incredibile, con degli endemismi, delle particolarità che non trovi da altre parti. Questa presenza dell'Etna su tre quarti della regione è una presenza fisica dove effettivamente hai un panorama e una biodiversità che è assolutamente a sé stante. Non ci aspettavamo anche l'aspetto ciclistico, nel senso che noi abbiamo percorso tracciati che ci ha fornito la FIAB, che comunque erano veramente ben pedalabili dal punto di vista soprattutto del traffico, perché la Sicilia ha una rete stradale enorme, in parte in degrado, perché soprattutto le strade provinciali sono in uno stato abbastanza malmesso, però vanno benissimo appunto per la bicicletta, perché non c'è più un traffico automobilistico che le percorre e quindi ti ritrovi con delle ciclabili naturali, ex strade per auto. E così è un panorama quasi post-industriale, con una natura intorno che ancora la fa da padrone. Sicilia 2020, l'anno 2020 è stato caratterizzato a livello mondiale dalla pandemia di Covid. Quindi le attività sono state molto riprogrammate. Noi fino all'ultimo non sapevamo se partire, il giro era in programma a maggio è stato posticipato a settembre e siamo partiti probabilmente forse nella finestra migliore. L'altra novità che abbiamo avuto nella Sicilia è quella dell'assenza delle scuole, che però abbiamo compensato con una novità che è stata una novità pensata per l'occasione, quella di fare incontri pubblici serali con l'amministrazione e a livello dei comuni, le amministrazioni locali e i cittadini. Ne siamo riusciti a organizzare quasi una decina su 20 tappe e sono state molto interessanti, perché effettivamente c'è stato un momento di scambio che con i cittadini e con le pubbliche amministrazioni un po' più approfondito, che forse è mancato nelle tappe precedenti. Noi stiamo andando proprio verso un'idea di città che speriamo possa essere perfettamente coerente con la rete Natura 2000. Dal punto di vista dei contatti con le pubbliche amministrazioni abbiamo riscontrato un grande interesse a una collaborazione per andare a progettare e sviluppare le ciclabili, soprattutto all'interno delle aree, più che ciclabili, l'utilizzo all'interno della bicicletta, all'interno anche delle aree protette. E quindi comunque è un tema che è molto interessante, anche perché sono arrivati molti finanziamenti a livello locale
per sviluppare ciclabili, eccetera. E quindi l'apporto di Ispra più magari anche altri contatti, nel nostro caso c'era anche l'Università di Palermo, che appunto avevano competenze specifiche, possono aiutare a fare quella valutazione di impatto, di incidenza delle attività ciclistiche che magari un'amministrazione può avere difficoltà a realizzare. Questo è stato uno scambio nel quale per la prima volta abbiamo parlato concretamente di possibilità di scambio di expertise. Alle mie spalle c'è il SIC marino, che corrisponde tal quale all'area marina protetta del Plemmirio. È un luogo di conservazione, è un posto dove la biodiversità raggiunge il suo massimo picco e pertanto è una sorta di banca, consideriamolo una banca per il futuro, una banca per la sopravvivenza della vita del mare e della terra. Secondo me quello che è importante di questo progetto è che ha trovato il momento giusto per uscire, perché fondamentalmente noi adesso dobbiamo ripensare un po' alla nostra economia, al nostro modo di comportarsi, quindi il tema della bicicletta, il tema di un turismo sostenibile, il tema del rispetto dell'ambiente sono tutti temi che chiaramente l'Europa in questo momento sta portando avanti in maniera significativa con il New Green Deal, che è un programma per il decennio futuro, ma non solo, che impatterà notevolmente. Noi penso che abbiamo cominciato a lavorare in questa direzione raccogliendo informazioni, raccogliendo conoscenze ed esperienze che possono essere assolutamente riutilizzate nella programmazione futura. Adesso sì, stiamo ripresentando il prossimo progetto con 13 regioni e tutta Europa, in realtà i 28 paesi europei vorremmo pure andare a vedere, scusa, non ci accontentiamo a questo punto.